No, è un passo, come dire, importante. Il decreto crescita ripone la questione crescita all'attenzione del Paese, non è che però che per un decimale che possiamo dire che è fatta, dobbiamo continuare a reagire. Il banco di prova diventano i prossimi provvedimenti, a partire dalla manovra d'autunno, che non sarà semplice perché abbiamo di fronte un nodo risorse, e passando per la questione europea, che non è affatto marginale, oggetto della campagna elettorale europea, in cui va compreso, il mondo economico lo sta indicando a tutti i partiti del Paese, che la sfida è tra Europa e mondo esterno e non tra paesi d'Europa. Abbiamo una sfida importante da cogliere, portando centralità alla questione di imprese e alla questione industriale, di cui abbiamo un interesse rilevante. Siamo la seconda manifattura d'Europa e questo comporta il fatto di avere consapevolezza che la sfida è tra Europa, Cina, Stati Uniti d'America e non tra singoli paesi d'Europa. In questo mood, diciamo, il mondo economico si sta esprimendo, apprezziamo molto il confronto con tutti i partiti e speriamo che chiaramente il Paese cresca nell'interesse di tutti gli italiani. Ha parlato di bagno di realismo. Sì, bagno di realismo, perché ricordo che qualcuno ci ha criticato quando il nostro centro studi ha parlato di crescita zero, siamo allo 0,1, quindi siamo più o meno di differenza di qualche decimale. Il punto è essere consapevoli di questo arretramento dato anche da un contesto esterno e reagire quanto prima, dando una grande priorità e passando da quello che abbiamo detto, un contratto di governo, a un patto per il lavoro e lo sviluppo del Paese nell'interesse generale di tutti. Si avvicina alle decisioni scelte del governo anche in vista del passaggio decisivo in autunno, come diceva anche lei, non crede alle ricette del governo? Le ricette non le conosciamo ancora, conosciamo solo, come dire, quante risorse, il problema è dove prenderle e come fare in modo che questo possa essere anche un elemento di crescita. Si aprirà un dibattito e un confronto col governo e su quello misureremo le cose. Il reddito di cittadinanza va rivisto come concetto? Il reddito di cittadinanza può servire sicuramente per aiutare le fasce deboli del Paese. Come abbiamo sempre detto, deve essere usato come ponte verso il lavoro e l'occupazione. Abbiamo bisogno, a partire dal nostro mezzogiorno, di un grande piano di inclusione di giovani. 2 giovani su 3 nel mezzogiorno sono disoccupati, sono giovani che l'altro hanno richiesto molto poco il reddito di cittadinanza, e c'è uno studio della Comunità Europea che dice che i cittadini d'Europa sono più preoccupati della immigrazione dei propri figli nelle altre città, negli altri paesi, che della immigrazione. Occorre riportare il lavoro al centro dell'attenzione del Paese, a nostro avviso. Si sta avvicinando la scadenza per l'Italia. Lei ritiene che questo governo riesca a risolvere questo problema? Io me lo auguro come cittadino italiano. Buon lavoro, arrivederci.